Ciao a tutti! Non mi si vedeva il piede. Ciao a tutti! Io sono Tasha e questo è il mio nuovo canale. Allora, se cercate serietà, questo non è il canale adatto a voi, ok? Io sono stupida. Ciao ciao! Vi faremo il TMA tag. Pensi di essere simpatica? Allora sì, penso di essere simpatica dopo aver superato la timidezza con chi non conosco. Pensi di essere intelligente? Prossima. Hai mai avuto più di 5 relazioni serie? Prossima. Stagione preferita? Inverno. Ti arrabbi facilmente. Quale persona non smetteresti mai di vedere? Allora, non smetterei mai di vedere il mio migliore amico, la mia migliore amica, il coglione che mi fa il video forse, se non si cancella il video, e il mio ricciolone, e Zoda. Segno zodiacale, gemelli, cioccolato bianco nero, white, perché mi piace, non perché sono nera, allora devo andare a cercare il cioccolato bianco, ma perché mi piace il cioccolato bianco. Ti sei mai innamorata del tuo migliore amico? Sì, mi sono innamorata una volta del mio migliore amico e dopo 7 mesi ho deciso di dirglielo e niente, ci siamo messi insieme perché gli interessavo e siamo stati insieme per un giorno. La scusa per cui ci siamo lasciati era: ti preferivo come migliore amico. Più facile ridere o piangere? Io sono una ragazza complicata, praticamente quando rido piango allo stesso momento, quindi per me è più facile piangere. Che stai facendo? La cacca. Sei felice? Può darsi. Il giorno più bello? Il giorno più bello è stato il 26 ottobre 2014 quando ho incontrato Zoda e i Cool Kids, poi Leonardo De Carli, Daniele da Zemmette e molti altri. Già festeggiato il tuo compleanno? No, festeggio il mio compleanno il 19 giugno. L'ultima persona con cui hai gridato? Mengo, che palle! Vai indietro! Così! Più indietro, sei troppo vicino, non mi voglio in primo piano! E zoom col telefono e non prendere queste parti! Già te l'ho detto, non te lo spiego più! Tu stai chiusa, porca troia! Tu vai fuori, non entrare! Per cosa ti batteresti fino alla morte? Per le persone a cui voglio bene? Per rivedere Zoda, per vedere Fabi J e per vedere molte altre persone. Ti sei mai fatta condizionare? Allora, sì, all'inizio dell'anno, però non sono una ragazza che si fa condizionare facilmente perché odio seguire la massa e molte altre cose. Allora, spero che vi sia piaciuto il video, se vi è piaciuto un pollicino in su, se non vi è piaciuto un pollicino in su, condividete, poi per le informazioni mi troverete qua, iscrivetevi al mio canale.